La civiltà egizia, che credeva nella vita ultraterrena, la tomba era il mezzo indispensabile per conservare il corpo e preservarne dunque l'energia vitale. Per far sì che la forza vitale dell'uomo potesse ricongiungersi con lo spirito e con il corpo, era necessario, secondo gli egizi, sottoporre la salma ad un processo cerimoniale, detto mummificazione. Rievocando dunque il rito celebrato da Nubi, dio protettore delle necropoli, su Osiride, dio dell'oltretomba. Dobbiamo immaginare che per gli egizi la vita oltremondana non fosse sentita come annullamento o privazione, ma come vero e proprio proseguimento della vita a tutti gli effetti. Il defunto nell'oltretomba dunque avrebbe proseguito nello svolgimento delle attività che lo impegnavano in vita e la sua anima avrebbe avuto le stesse necessità, come mangiare, vestirsi o dormire. Per garantirsi un al di là senza privazioni, era necessario circondarsi di tutti gli oggetti che il defunto aveva usato in vita, attraverso il cosiddetto corredo funerario e anche attraverso una serie di immagini e di geroglifici, attenzione, che assumevano una funzione magica potentissima, in grado di evocare oggetti, azioni, luoghi importanti per il defunto stesso. Dunque, rappresentare la vita significava garantirla anche dopo la morte. La magia rendeva concrete le scene raffigurate. Quando, a partire dall'antico regno, l'organizzazione dello Stato assunse caratteri stabili, diciamo così, e definiti in maniera gerarchica, le architetture pubbliche acquistarono caratteri a loro volta monumentali. Fino all'antico regno, infatti, gli edifici più importanti venivano realizzati con materiali deperibili, pensiamo al legno, ai mattoni crudi e alle canne di bambù. Osservando la piantina, noterete che i luoghi in cui sorgevano le principali architetture egizie non è affatto casuale. Mentre infatti gli edifici templari sorgevano a est del Nilo, i complessi funerari sorgevano sempre a ovest del Nilo. Questo per un semplice motivo: la direzione del tramonto del sole era simbolicamente il luogo in cui si collocava il regno dei morti. Le sepolture più ricorrenti erano le mastabe, tombe diffusasi a partire dal periodo arcaico e durante tutto l'antico regno. Le mastabe erano inizialmente dedicate ai regnanti, mentre successivamente, con l'avvento delle piramidi, furono riservate, ai nobili, ai dignitari, ai sacerdoti e via dicendo. La mastaba era suddivisa in due parti: il sepolcreto e la parte esterna. Il sepolcreto consisteva in una cripta, immaginate una sorta di pozzo, profonda almeno 10 metri, ma anche 20, a conclusione del quale vi era una sala contenente ovviamente il sarcofago. Attinente alla sala del sarcofago potevano esservi altri ambienti utili a contenere il cosiddetto corredo funebre, che consisteva, come già anticipato, in una serie di oggetti suppellettili appartenuti al defunto, utile nell'aldilà. Il sepolcreto, dopo la cerimonia, veniva murato e non era dunque più accessibile. La parte invece esterna, la vediamo forse o meglio qua, aveva lo scopo di chiudere dunque per l'eternità il pozzo del sepolcreto e anche quello di indicarne la presenza in modo monumentale. La parte esterna era formata da una serie di grossi mattoni squadrati disposti a scarpata, ok? Quindi in maniera obliqua, in modo da formare dunque un edificio di forma tronco piramidale. Sul lato orientale erano disposti gli ambienti per il banchetto funebre,
corredati spesso da un cortile interno e decorati con pitture o bassorilievi. Abbiamo già detto raffiguranti scene di vita domestica. Lo scopo di questi dipinti era quello di rendere dunque familiare il passaggio al mondo ultraterreno. L'anima del defunto poteva accedere simbolicamente a questi ambienti mediante una cosiddetta falsa porta, ovvero una porta murata con inciso il suo nome.